my great pleasure at this time, because I'm so happy and so thrilled to be with you tonight. And I want to introduce, yes, indeed. All right. I want to introduce a man that started a kind of music that set the pace for a lot of what's happening today. Ladies and gentlemen, if you don't mind hearing my man, bless his little sweetheart. Ladies and gentlemen, Mr. Little Richard, right now. Un'esibizione breve, però assai significativa, di Ray Charles, che ha voluto chiudere con questo blues di prima e poi molto carinamente ha annunciato Little Richard. Ecco un abbraccio, ecco l'abbraccio di Ever Parco fra Ray Charles e Little Richard, due modi di intendere la musica completamente diversi. Little Richard con Tutti i Frutti, con quella serie scarica di onomatopee, Bulamba Baluba, e forse è stato il simbolo, la frase simbolo del rock and roll. Ecco i due artisti insieme, forse uno dei pochi momenti di contatto tra gli artisti, finora almeno. C'è da sottolineare che la band che vedete sul palco è quella di The Vandals. Sì, finalmente. Quindi Ray Charles ha suonato con la band di The Vandals come era previsto dal cartellone. Per essere una cosa così improvvisata e senza prove, e il risultato ci sembra addirittura buono, no? Credo che... Del resto Dave Edmonds è un grande professionista, un grande appassionato, oltre che un grande tecnico del rock and roll. E uno dotato di molta pazienza. Sì, molta pazienza. Oltre a essere un grande esponente di quello che fu definito rockabilly, no, il rock and roll misto a Lilly Billy, che è un'altra delle innumerevoli etichette musicali. E intanto attendiamo che arrivi, dopo l'abbraccio fraterno con Ray Charles, Little Richard è rimasto dietro le quinte, lo stiamo attendendo sul palco. Forse sta dando un ultimo tocco al suo trucco. Ecco Renzo, in un certo senso Little Richard è stato forse il primo iniziatore, il primo trasgressivo, in un certo senso l'iniziatore del glamour nel rock and roll. Certo, con la sua invocazione a Lucia, la canzone che insieme a Tutti i Frutti l'ha portato al successo, ti ricordi? Era il re dei jukebox nella fine degli anni 50, Little Richard. Piaceva, come dire, al colto e all'inclita. Piaceva all'appassionato e al non appassionato, perché la sua musica era assolutamente irresistibile. Sì. I libri di storia ricordano che a suo tempo la sua acconciatura di 5 pollici, il ciuffo di 5 pollici e il mascara agli occhi faceva scandalo. We'll be right back.
the grandest singer Red Chat. Let me hear you say woo! Say woo! Say woo 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 woo! Say woo 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 woo! Say woo woo woo! Say woo woo woo! Woo 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 woo! Oh woo! Let me hear everybody over here. Let me hear you. Gregory Monette said, woo! Let's do one for Alan Foster. Woo! Do one for Little Richard. Boy, boy, boy. Oh, yes. Are you ready? Are you ready? Bring the lights down. Bring them down. Bring the lights down. Down in my heart, down, keep helping everybody, come on, everybody, ever give a lie. Down in my heart, down in my heart to stay. I got the joy, 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 sing, down, everybody, joy, joy, down in my heart, joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. I know the devil doesn't like it, but down in my heart, down in my heart, down in my heart, devil doesn't like it, down in my heart, down in my heart to stay.
Tra demonio e santità sicuramente il signor Little Richard non si è ancora ben deciso, e ha aperto questo suo spettacolo con un gospel volto naturalmente in senso rock and roll. E ricordiamo che lui è stato un vero predicatore per qualche tempo, sicuramente all'inizio della sua carriera, poi ha avuto altre conversioni. C'è stato un periodo in cui addirittura diceva che la musica rock portava verso la perdizione e che non bisognava ascoltare. Si è fatto prete proprio, cioè diciamolo, eccetera. Salvo poi a ritornare sulla via del rock and roll. Finora forse è stato quello meno efficace di tutti da un punto di vista qualitativo, vero Renzi? Ma io penso che lui abbia privilegiato lo spettacolo. Se prima c'è stato Ray Charles che ha privilegiato la musica e ha fatto un brano nobilissimo come appunto l'ultimo blues, invece Little Richard ha riportato subito l'atmosfera a essere incandescente con questo pezzo certamente di grande effetto, cioè un po' joy. Bisogna anche dire che il rock and roll, in fin dei conti, anche questo è ammuina, è un po' di rumore, pubblico che partecipa e che urla, non soltanto esecuzioni pulite, musica ben fatta. È spettacolo, certamente, è partito da quello, era, se vogliamo, quando è nato un sottoprodotto, diciamo, poi vedi che lui è un sottoprodotto del jazz, una modernizzazione del blues. Non a caso Little Richard ieri in una sua breve conferenza stampa, ma molto agitata, ha detto che il rock and roll è fatto per divertire, non ha mai visto un concerto che abbia reso la gente triste. Mi sembra che lo sta mettendo in pratica quello che ha detto ieri, perché mi sembra che il suo obiettivo è quello di scaldare il pubblico, e cosa che gli sta riuscendo benissimo. È un pubblico che risponde veramente molto alle sue sollecitazioni. Sì, il pubblico muove le mani. Alzate le mani, tutti con le mani alzate. Prima ha fatto una prova di gorgheggi, adesso, poi del resto è uno specialista del gorgheggio. Make the lights real sexy! Make the lights real sexy. E dall'inizio del concerto sta chiedendo le luci più basse, in questo caso ha chiesto le luci più sexy, chissà cosa andrà a combinare. Traveling all over the country, sleeping in a different bed every night. I seen the world in all its glory. What a beautiful sight. But my mind keeps going back to days of long ago. I can still see my sweet mama, she cooking on that old wooden stove. When the preacher would come for dinner, she would say, "Now, kids, y'all better act right. Now, won't you mind your manners, clean your plate? And little Richard, would you try to keep quiet?" Every night before she'd go to bed, she would blow out the coal or light. And I hear her say, "Lord, keep them safe all through the night. Because there's no place like home. All over this country I have gone. No place like home. With my mama and my daddy gone, I don't have no place to roam. I can say there's no place like home." Time was tough when I was growing up in Georgia, in that little old Macon town. But my mama was always there to cheer me up when I was feeling down. Now that I'm growing older, it's not
so hard to cry. But oh, what a gift to have a piece of my grandma's apple pie. Because there's no place like home. All over this country I have gone. No place like home. With my mama and my daddy gone, I don't have no place to roam. I can say there's no place like home. No place like home. All over this country I have gone. No place like home. With my mama and my daddy gone, you know I feel so all alone. I can say there's no place like home. Ooh, no place like home. Renzo, sembra quasi che Little Richard ci abbia ascoltato, perché sì, ha fatto il contrario di quello che aveva fatto prima, cioè è andato su una canzone così country, dal sapore molto country, e forse non tanto adatta alle sue capacità. Can you hear my piano? 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 Let me see first, can you hear my piano? Can you hear it? Can you hear my piano? Can you hear my piano? If you can hear the piano, piano! Woo! Piano! Let me see, can you hear it one more time? Let me see, can you hear this piano? I'm gonna make sure, just one more time, I wanna make sure. I'm gonna make sure, listen. I'm gonna make sure you can hear it. Clark can't hear it. Turn the piano up just a little louder. Just a little louder. I like that.
Puma Cola. Are you ready? Are you ready? Oh,
53 anni Little Richard, il vero nome Richard Pennyman, è abituato a questo tipo di gesti. Quando a tempi della sua prima conversione buttò i gioielli nella baia di Sydney, quindi lanciare una camicia e un paio di stivaletti al pubblico per lui credo che sia un gesto da nulla. Vi ricordiamo che state assistendo a Notte Rock edizione straordinaria, che è coprodotto da Rai 1 e dalla Coca-Cola in collaborazione con Video Music. Una serata di grande entusiasmo, come avete potuto vedere, e sicuramente grande entusiasmo ci sarà ancora per il resto di questo concerto, che ci state riservando qualche sorpresa. Secondo te c'è ancora bisogno di sorprendersi con queste cose, Renzo? Almeno? No, no, fa parte dello spettacolo. Vabbè, questo io ho temuto quando ho visto che si cominciava a togliere le scarpe e soprattutto quando ho visto che toccava anche i pantaloni, perché da Little Richard non si può mai sapere altro. Comunque, vabbè, insomma, sono bastati gli stivaletti e la camicia, che è stata ben strizzata dal pubblico, quindi è pronta forse per essere rindossata. Allora, sicuramente una lunga performance quella del signor Little Richard, magari forse tra le sue intenzioni era quella di riuscire a non far suonare Jerry Lee Lewis. Senti, ma credo che ora ci sarà il momento di maggior sorpresa, perché secondo la scaletta Little Richard dovrebbe presentare Jerry Lee Lewis. Allora, vale la pena ricordare che c'è stato sempre dell'attrito tra i due personaggi, che sono riusciti le poche volte che hanno suonato nella stessa scena a farsi scherzi di cattivo gusto, come si dice. Come quello del 72 a Londra, quando Jerry Lee Lewis, per non far suonare Little Richard, gli incendiò il pianoforte. Insomma, sono dei signori, come potete immaginare, e quindi, come del resto si è visto anche dalla performance di Little Richard di qualche minuto fa, chissà che questa serata di amore, pace e musica, come si diceva un tempo, non li rimetta d'accordo, almeno per questa occasione. Diciamo ancora due parole forse sulla grande performance che abbiamo visto di Little Richard. È partito male sicuramente, non è un cantante, un performer che a questa età riesce ancora a sostenere lo spettacolo, ma certamente ha dalla sua una grinta, una capacità di comunicazione, una forza di scatenamento del pubblico che altri probabilmente non hanno. È quello che è il suo obiettivo principale. Abbiamo scherzato. Ah, eccolo, Little Richard che torna sul palco. Lo vedo vestito, ha messo anche un cappotto, quindi è l'uomo dei pentimenti del rock and roll, per ritornare sui suoi passi. Non ha nemmeno una tanica di benzina, per cui per il momento non darà. My mama and my daddy gone, I don't have no place to roam. I can say there's no place like home. No place like home. All over this country I have my mama and my daddy gone. You know I feel so all alone. I can say there's no place like home. Ooh, no place like home. Renzo, sembra quasi che Little Richard ci abbia ascoltato, perché ha fatto il contrario di quello che aveva fatto prima, cioè è andato su una canzone così country, dal sapore molto country, e forse non tanto adatta alle sue capacità.
Can you hear my piano? 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 Let me see first, can you hear my piano? Can you hear it? Can you hear my piano? Can you hear my piano? If you can hear the piano, piano, woo, piano. Let me see, can you hear it one more time? Let me see, can you hear this piano? I want to make sure, just one more time, I want to make sure. I want to make sure, listen. I want to make sure you can hear it. Car can't hear it. Turn the piano up just a little louder. Just a little louder. I like that. Hold my coat. Hold it up. Are you ready? Are you ready?
53 anni, Little Richard, il vero nome Richard Pennyman, è abituato a questo tipo di gesti. Quando al tempo della sua prima conversione buttò i gioielli nella baia di Sydney, quindi lanciare una camicia e un paio di stivaletti al pubblico per lui credo che sia un gesto da nulla. Vi ricordiamo che state assistendo a Notte Rock, edizione straordinaria, che è coprodotto da Rai 1 e dalla Coca-Cola in collaborazione con Video Music. Una serata di grande entusiasmo, come avete potuto vedere, e sicuramente grande entusiasmo ci sarà ancora per il resto di questo concerto, che ci state riservando qualche sorpresa. Secondo te c'è ancora bisogno di sorprendersi con queste cose, Renzo? Almeno? No, no, fa parte dello spettacolo, vabbè, questo. Io ho temuto quando ho visto che si cominciava a togliere le scarpe e soprattutto quando ho visto che toccava anche i pantaloni, perché da Little Richard non si può mai sapere altro. Comunque, vabbè, insomma, sono bastati gli stivaletti e la camicia, che è stata ben strizzata dal pubblico, quindi è pronta forse per essere rindossata. Allora, sicuramente una lunga performance quella del signor Little Richard, magari forse tra le sue intenzioni era quella di riuscire a non far suonare Jerry Lee Lewis. Senti, ma credo che ora ci sarà il momento di maggior sorpresa, perché secondo la scaletta Little Richard dovrebbe presentare Jerry Lee Lewis. Allora, vale la pena ricordare che c'è stato sempre dell'attrito tra i due personaggi, che sono riusciti le poche volte che hanno suonato nella stessa scena a farsi scherzi di cattivo gusto, come si dice. Come quello del 72 a Londra, quando Jerry Lee Lewis, per non far suonare Little Richard, gli incendiò il pianoforte. Insomma, sono dei signori, come potete immaginare, e quindi, come del resto si è visto anche dalla performance di Little Richard di qualche minuto fa, chissà che questa serata di amore, pace e musica, come si diceva un tempo, non li rimetta d'accordo, almeno per questa occasione. Diciamo ancora due parole forse sulla grande performance che abbiamo visto di Little Richard. È partito male sicuramente, non è un cantante, un performer che a questa età riesce ancora a sostenere lo spettacolo, ma certamente ha dalla sua una grinta, una capacità di comunicazione, una forza di scatenamento del pubblico che altri probabilmente non hanno. È quello che è il suo obiettivo principale. Abbiamo scherzato.